Lio Design, il luogo dove l'arte prende forma. Complementi di arredo, oggettistica ed elementi di design. Centro tavola, vasi, lampade, pezzi unici sapientemente creati dall'artista Liuva Maqueira Gomez. Manufatti in ceramica, gresse, classici e moderni, realizzati anche su commissione. Vieni a scoprirci a Terni, nel nostro laboratorio showroom in Piazza Valmerina, via della Bardesca 5. Venticinquesima giornata del campionato di promozione Girone B, la sfida è tra l'AMC 98 e il Campitello. Padroni di casa a quota 29 punti in classifica, nona posizione, a quota 32 invece gli ospiti, 3 punti sopra. Provano subito con un calcio di punizione dalla destra, i giocatori del Campitello, respinge la difesa di casa, poi una conclusione dalla distanza che termina larga, inizio deciso da parte del Campitello. Latini dalla bandierina sul secondo palo, il colpo di testa vincente è di Candelori che fa 1-0. Il numero 10 del Campitello porta avanti gli ospiti. La zuccata sul secondo palo, imprendibile per il portiere, reagisce l'MC 98, ma ferma tutto per fuorigioco, il direttore di gara annullato, quindi il gol del pareggio. Poi ancora calcio di punizione, sempre il piede di Latini che mette in mezzo ancora una volta sul secondo palo, questa volta finisce alta però la conclusione. Poi calcio d'angolo e ancora l'anticipo sul primo palo, sempre di Candelori, doppietta del numero 10, 2-0, raddoppia il Campitello, ancora su calcio piazzato, sempre la battuta di Latini, il gol di Candelori. Nel finale di tempo ci prova l'MC 98, ma sciupa una grandissima occasione Sensini che manda alto con il destro da ottima posizione. Chance sprecata dunque di riaprire il match da parte dei padroni di casa. Partita che si fa anche un po' nervosa. Calcio di punizione da centrocampo, la palla che finisce in area di rigore, il tiro cross sul secondo palo, arriva Betulai ma manda alto, una chance grandissima di riaprirla per l'AMC 98 che ci prova poi con una conclusione debole. Nessun problema per Giampieri, all'intervallo dunque 2-0 per il Campitello che nella ripresa vuole chiuderla definitivamente cercando il terzo gol. Si invola verso la porta e tocca centrale per Dormi che mette incredibilmente sul fondo, chiuso da un difensore, però intervento decisivo del giocatore della MC 98. Cioè, dopo un calcio di punizione conquistato dai padroni di casa, nulla di fatto, però è sempre il Campitello alla ricerca del terzo gol. Tiro alto da parte di Bernardini, poi cross dalla destra, l'uscita in qualche modo da parte di Squadroni che prova ad anticipare l'attaccante, pallone che finisce sul fondo. Poi ancora il Campitello nel finale, conquista il calcio di rigore Sensini e dunque opportunità per il 3-0 sul piede di Latini che se lo fa parare però da Squadroni che addirittura blocca la conclusione del giocatore del Campitello che poi preso anche dal nervosismo nel finale fa una brutta entrata e prende il cartellino giallo tra le proteste dei padroni di casa. Incontro che termina dunque 2-0 in favore del Campitello che con questa vittoria sale a quota 35 punti, a meno 5 dalla zona playoff. Beh, diciamo che oggi per noi era una partita un po' delicata perché comunque sia avevamo tante assenze, però gli 11 che sono entrati in campo hanno cercato di dare il massimo, però non è bastato perché oggi abbiamo fatto una prestazione al di sotto, diciamo, delle nostre possibilità. Era importante muovere la classifica e fare punti, non ci siamo riusciti e pensiamo a domenica prossima che c'è un'altra partita importante per il nostro cammino, quindi speriamo dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e allenarci cercando di recuperare qualcuno per poter cercare di riprendere la marcia e fare punti che ci servono per la salvezza. Abbiamo fatto un'ottima partita, l'abbiamo approcciata bene, sapevamo che loro sono una squadra tosta, specialmente in casa. Avevamo qualche assenza
specialmente nel reparto under e nel reparto offensivo, però l'abbiamo affrontata benissimo, tutti i ragazzi che hanno giocato, abbiamo utilizzato tutti, 16 giocatori, siamo andati alla grande, abbiamo prestato tutta la partita, siamo stati bravi a sbloccarla su palla inattiva e poi abbiamo subito raddoppiato, sempre su palla inattiva, e abbiamo gestito benissimo, secondo me non abbiamo rischiato praticamente niente, e anzi abbiamo rischiato di fare due o tre circostanze che potevamo far meglio per fare il terzo gol e chiudere la partita, tra il rigore, il 2 contro 1 con il portiere che non siamo riusciti neanche a calciare. Comunque va bene, la strada è quella giusta e sono molto soddisfatto oggi.